Residente a Pazzano, in territorio di Bivongi, a chi paga l'IMU? Ma andiamo per gradi. Un vero grattacapo per le molte famiglie pazzanesi il pagamento delle tasse comunali perché, pur residenti nella cittadina del Ferro, le loro abitazioni insistono nella periferia sud in cui il territorio appartiene a Bivongi. Il problema nasce per l'IMU perché per i servizi primari come luce, acqua, fogna e altro fornite dallo stesso ente pazzanese, sono pagati a Pazzano, dove risultano ubicati catastalmente. Già dalla fine dello scorso anno, queste famiglie stanno ricevendo dal comune di Bivongi il pagamento dell'IMU per l'anno 2014, che come noto comprende anche magazzini, cantine, garage e simili. Il paradosso potrebbe essere che se lo stesso proprietario ha casa nel territorio di Pazzano e magazzino o garage in quello di Bivongi, paga l'IMU a entrambi i comuni perché non può essere riconosciuta la pertinenza degli immobili di categoria C2, cantine, poste auto, box, magazzini e altro, trovandosi in altro comune. Fatto curioso è che appena si entra in paese si presenta la tabella turistica d'ingresso Pazzano, pur trovandoci in territorio di Bivongi, e così proseguendo fino al plesso scolastico e la modernissima palestra costruita di recente. Un problema evidenziato già nel 1935, quando, per demolire le prime case sud di Pazzano per costruire la provinciale, oggi SP95, ci sono state difficoltà. Il premio Nobel Salvatore Quasimodo, allora geometra del Genio Civile di Reggio Calabria, ebbe difficoltà per produrre la documentazione di risarcimento ai proprietari delle case demolite, perché parte in territorio di Pazzano e parte in quelle di Bivongi. Un problema che andrebbe risolto presto, quanto chiedono i cittadini, anche perché l'aliquota IMU di Pazzano è pari allo 0,76%, mentre quella fissata dalle passate amministrazioni comunali di Bivongi a luglio 2014, ancora in vigore, è quasi la massima fissata dallo Stato, pari allo 0,96%. Aliquota che solitamente applicano i paesi in dissesto, pur non essendo tale il paese del vino. Come risolvere questa ingarbugliata situazione, difficile da trovare in altre località d'Italia? Dovranno essere i sindaci Alessandro Taverniti e Vincenzo Valenti a dare delle risposte dopo l'incontro preannunciato per i prossimi giorni. Il niente potrebbe giungere solo dall'amministrazione comunale di Pazzano, non perché manchi la volontà di risolvere il problema, ma perché essendo il mandato in scadenza e quindi si potrebbe propendere di lasciare la patata bollente al prossimo sindaco. Qualcuno suggerisce però di avviare subito l'iter e farlo continuare alla prossima amministrazione per accelerare i tempi. Intanto il sindaco Vincenzo Valenti comunica che sul piano dell'IMU relativo alle pertinenze e alle abitazioni poste nel comune di Pazzano, la soluzione del problema era stata già avviata col piano strutturale intercomunale nel 2007. Lo strumento urbanistico però, arrivato all'ultima curva, è stato lasciato su un binario morto. Oggi questo importante documento di governo del territorio intercomunale è stato finalmente ripreso e questa amministrazione lo porterà a termine entro il corrente anno 2020, insieme al nuovo regolamento IMU che riguarderà, oltre ai casi d'ubi di Pazzano, anche le seconde case e gli alloggi incomodato d'uso gratuito dell'intero territorio comunale. Infine, dal punto di vista tributario, da precisare che sul piano dell'IMU Bivongi applica una tariffa secca e senza la tariffa TASI, tale da costituire una differenza in meno di 2 punti percentuali rispetto ad altri comuni del comprensorio. Su quest'ultimo punto, però, i cittadini chiedono maggiore chiarezza, perché dal 2014, gravati da una delle aliquote più alte, e cosa intende fare l'amministrazione per il futuro, visto che la TASI da giugno di quest'anno non è più in vigore. L'aliquota IMU resterà sempre allo 0,96%. Ricordiamo, prima di chiudere, che negli anni 70 del secolo scorso si era tentato di risolvere il problema, tanto che entrambi gli enti avevano deliberato uno scambio di territorio. Pazzano avrebbe ceduto parte di località Bagna di Guida sulla sponda destra del fiume Stilaro e in contropartita Bivongi avrebbe ceduto il proprio territorio dove insistono le case di Pazzano. Accordo che fu bocciato perché le amministrazioni comunali dimenticarono di indire il referendum come previsto dalla legge dell'epoca. Nel 2012 si era riparlato ancora del problema senza nessuna soluzione e così nel 2015 con i sindaci Felice Valenti e Franco De Pace.
Aspettando la fusione dei comuni, si potrebbe riprendere quella strada valutando le attuali leggi in vigore per evitare di incorrere in nuovi errori.